fatto di ricordarci di essere italiani solo durante gli avvenimenti calcistici. Italia-Germania. Ma mi dici una cosa, Italia-Germania finirà con 3 gol di scarto per la Germania. Quindi o 3-0, scusi signora, no, o 4. Così io a Gabriele. Signora, io sono uno scommettitore. Io non è che sto dicendo male all'Italia. Io sto dicendo che Conte è un bravissimo allenatore, che però guarda caso, prima ancora che iniziasse il campionato europeo, aveva firmato un contratto per un'altra squadra. Aspettavi Conte qualche mese, hanno fatto una conferenza stampa e hanno annunciato il nuovo CT Ventura della Nazionale prima ancora dell'inizio di un campionato europeo. Ma ragazzi, ma questo è assurdo. Vabbè, ma tutto ciò dove è andata a Ferrara. Chi vincerà? Lo faccio per Giuliano, il campionato francese, il campionato europeo, chi lo vince? Io mi auguro l'Islanda. Islanda? Ma capisci che se fosse così. Ma io credo che l'abbia già vinto l'Islanda. Sì. No, comunque il campionato europeo lo vince la Germania. Un'ultima domanda. Gabriele, un'ultima domanda. Questa signora ha fatto con le corna, ha toccato il ferro. Dici Italia-Germania? Ma secondo me io sono un tipo che tifa la pagnotta, mangio e bevo come un fiume. A me il calcio non mi è mai piaciuto. Le mie sorelle mi giudicano. Non mi piace proprio, perché una persona per incorrere in pallone, tanto guarda, vincono o perdono, i milioni signora, se li prendono. Quindi che uno tocca scendere in piazza, dovete scendere in piazza, quando, non quando, perché la gente scende in piazza quando? Quando tolgono una partita, quando fanno qualche cosa per il calcio, per lo sport, scendono tutti a prendere botte, questo è un dato di fatto vero. Oh Paolo! Scendessero la gente in piazza per le pensioni, per gli stipendi che non ci stanno, per il lavoro che non ci sta, per quello deve scendere la gente in piazza.